Eccoci, allora adesso parliamo dell'Inter e parla Zanetti dicendo che appunto lui blinda Inzaghi dicendo che non è stato mai messo in discussione, giusto Federico? Sì, dice questo e dice anche altre cose perché poi comunque non nega che il momento dell'Inter sia brutto e che probabilmente nessuno se lo aspettava così, però effettivamente arriva un'altra conferma per Simone Inzaghi dopo quella di Beppe Marotta. Andiamo a leggere allora cosa ha dichiarato oggi Zanetti, presente al Festival dello Sport di Trento. Dice: di sicuro non è stato l'inizio che ci aspettavamo, ma ora inizierà un ciclo di partite ravvicinate che potrà permetterci di dimostrare il nostro valore. La fiducia in Inzaghi c'è sempre stata. Credo che quando le cose vanno male ci debba essere sempre coesione fra tutti. È importante sapere quali sono i nostri obiettivi e andare in quella direzione per raggiungerli. Quindi sì, io ci vedo una conferma, però ci vedo anche all'inizio del discorso un indirizzo abbastanza chiaro. Le prossime partite possono essere un'occasione per riscattarci se vanno bene, e se non dovessero andare bene, perché l'Inter, possiamo vedere anche il calendario, Ilenia, certo, giusto per certo, fare un quadro completo. Se voi guardate il calendario dell'Inter, le prossime partite a cui si riferisce Zanetti sono Inter-Roma, Inter-Barcellona, Sassuolo-Inter e Barcellona-Inter, poi Salernitana e Fiorentina, cioè è un mese tosto questo per l'Inter, soprattutto in Champions, qui ci si gioca tutto col Barcellona, per cui a me sembra un po' una conferma con un asterisco questa. Allora, asterisco. Possiamo entrare nel merito? Certo. No, pensavo volevo che volessi intervenire, scusami Tiziano. Sì, volevo intervenire. Infatti, prego. Ma io, cioè Foschini prima mi ha detto non tirare fuori i numeri perché sei un rompiballe, eccetera. Però sì, i numeri sono molto significativi. Cioè l'Inter ha segnato l'anno scorso, alla settima giornata, aveva segnato 22 gol. Sai quanti ne ha segnati quest'anno alla settima giornata? 13, 9 in meno. Ed è a 5 punti dal vertice. Ne ha incassati anche 3 in più rispetto all'anno scorso. Questo cosa vuol dire? Che il gioco che produce l'Inter non sta ottenendo dei risultati. Che i demeriti siano ascrivibili ai giocatori o all'allenatore, qui è tutto da discutere, però secondo il mio punto di vista delle responsabilità ci sono anche da parte dell'allenatore. L'allenatore ha delle grandissime responsabilità. Zanetti non poteva parlare in maniera diversa, ma la realtà è capire cosa è uscito dagli incontri dei vertici societari con l'allenatore, e l'allenatore sa che è sotto osservazione. Dovrebbe anche un po' tirar fuori gli attributi questo allenatore, eh? Io so di situazioni anche abbastanza melliflue in sede di allenamento, Ilenia, e finisco. Per ora non ha dato dimostrazione di scelte dirompenti, ha già detto che giocherà ancora, punterà ancora su Handanovic in campionato, Onana in Champions. No, per far giocare Aslani è dovuto intervenire Marotta e dirgli: oh, ma qui abbiamo comprato un centrocampista che voleva mezzo mondo e tu, noi ce l'abbiamo, non lo fai giocare. Insomma, il signore dovrebbe tirare fuori gli attributi. Però c'è anche una situazione societaria, anche in questo caso, che è molto peggiore rispetto a quella della Juventus, perché è vero che sono unite dalla voragine debitoria, che quella dell'Inter è ancora superiore, però è vero che mentre la Juventus, bene o male, garanzie di solvibilità le dà sempre, l'Inter con questa proprietà non le può dare. Quindi colpa da ambe le parti. Giacomo? Allora, io credo che parlare di Inter che giochi bene, no, sicuramente no, a me personalmente non piace. L'Inter comunque ha tutte le carte in regola, parlando di squadra, non voglio parlare di problematiche sotto l'aspetto economico perché non voglio parlare di questo. Se parlo esclusivamente della squadra e delle situazioni tecniche, dal mio punto di vista c'è una situazione dove, per esempio, l'ultima partita a Udine, dal portiere a quelli della panchina, secondo me a livello mentale non c'erano. Perché comunque ho visto delle giocate pazzesche, tipo palla tua, punizione, bastoni fuori dall'area di rigore nel primo tempo dell'Inter, può calciarla lunga, la dà dietro, arriva a centravanti dell'Udinese e lui si fa ammonire. Il gol che ha preso il 2-1, De Vrij, la palla sta andando in fallo del fondo, diciamo, sta andando sul fondo, arriva, la lascia passare, arriva il giocatore dell'Udinese, insomma. Secondo me c'è tanta disattenzione.
sotto l'aspetto tecnico, ma lì è l'allenatore che deve dare il sangue. Io credo sangue. Che ci sia la possibilità, è una delle poche squadre in questo momento della Serie A che ha i doppioni in ogni ruolo, perché altre squadre non le vedo. Perciò ti dico, la qualità è questa. Secondo me l'allenatore deve dare qualcosa in più in questo momento sotto tutti i punti di vista. Ma è grave, ma è grave della proprio grinta, per i motivi che stai dicendo tu, che sono condivisibili, per l'amor del cielo, ma proprio per questi motivi è grave il non aver ottenuto dei risultati o avere ottenuto questi risultati. Sì, secondo me le tre sconfitte ha ottenuto dei risultati molto inferiori del potenziale che ha, appunto. Perché comunque però io non so, voglio trovare una scusante, Tiziano, non so se poi può essere valido o meno. Quest'anno comunque è un campionato un po' strano. Quindi la preparazione, sì, io credo che a livello di Serie A del nostro campionato, ad oggi, come ho detto all'inizio della trasmissione, a me sono piaciuti come tipo di gioco, poi possono anche perdere due squadre. Una è il Milan e l'altra è il Napoli, perché anche le altre squadre hanno avuto degli alti e bassi. L'Udinese è una squadra che sì, sta giocando bene. No, ma io parlo di quelle che sulla carta, poi l'Udinese magari può vincere lo scudetto. No, no, carità. Non ho detto no, io parlavo delle squadre del gioco espresso. Sì, no, ma anche la Salernitana, allora, Tiziano, secondo me sì, sta giocando però bene. Voglio dire, il gioco espresso si traduce in risultati e quindi anche in punti. Stavo dicendo, per concludere, che secondo me ha tutte le carte in regola per poter uscire da questa situazione, ma deve essere veloce, perché altrimenti perdi punti, le squadre si allontanano e la situazione è sempre peggiore. E soprattutto c'è più tensione, Ezio. Ma prima parlavamo delle problematiche della Juventus, in particolare parlavamo dell'allenatore. Mi sembra che questa sia una situazione similare. Anche di ordine economico. Scusami? Anche di ordine economico. Ecco, a riguardo di questo, la mia è una domanda e la faccio a Giacomo e la faccio a Massimo. Se tu calciatore sai di questi problemi, vedi l'imbeccata di Tiziano mi arriva al momento giusto, cioè tu sai che c'è qualcosa. Fabio ha parlato di problemi gravissimi, hai usato il superlativo, cioè sono sotto gli occhi di tutti. Sono sotto gli questa occhi di cosa, tutti, quando tu vai in campo, nel tuo stato d'animo, si può ripercuotere oppure no? Cioè nei 90 minuti tu pensi a giocare, all'azione, al pallone, sì, a segnare tutto quanto, ma il tuo stato d'animo, prima della partita, per 7 giorni, qual è? No, ma posso dirti, allora questa è una cosa personale, perché per esempio adesso tu hai chiesto a me e Massimo che abbiamo fatto questo, possiamo avere due pareri diversi. Io se parlo per me, io se la situazione, e ho avuto la società, parecchie società purtroppo a volte che erano in difficoltà, però io personalmente quando andavo in campo non pensavo al fatto che la società poteva andare via, poteva avere delle problematiche economiche. Ma in settimana non eri sereno. Ma no, io no, parlo per me. Poi dopo magari sentiamo un giocatore Massimo può pensare in un altro modo. Se la fai a me la domanda, io pensavo andare in campo e giocare la partita per vincere. Non mi interessava. Poi, finita la partita, speravo che la mia società potesse risolvere la situazione. Ma durante la partita non pensi a questo. Il focus è quello. Massimo, tu invece? No, anch'io, il focus è sempre stato anche per me quello. Io però sono d'accordo con Giacomo quando dice che l'organico dell'Inter è un organico di altissimo livello. Proprio per questo sono stupito dai risultati altalenanti e soprattutto dalla mancanza. Guarda, forse neanche tanto di gioco, ma io credo che l'Inter corra molto, molto meno e peggio rispetto agli altri anni, o comunque rispetto all'anno in cui ha vinto lo scudetto e la prima parte dell'anno scorso. Io credo che in questo momento l'handicap, mi spiace dirlo, in questo momento poi magari crescerà, sia proprio l'allenatore. Esatto. Insomma, l'allenatore secondo me è in grandissima confusione, subisce delle pressioni, perché la panchina dell'Inter è una panchina di grandissima pressione, come lo è quella del Milan, come è quella della Juventus, come è quella di grandi club, e lui probabilmente alle pressioni reagisce in modo, anche avendo forse, Giacomo, e qui chiedo il vostro supporto, paura. Non hai vicino uno staff a mio avviso all'altezza, perché ora ti faccio una domanda, Giacomo,
tu ti sei seduto in panchina e sei stato anche calciatore di Serie A ad alti livelli, ma un allenatore che sostituisce due giocatori al 30° del primo tempo, tra le altre cose uno che ha 500 partite tra Serie A e Premier, che è Mkhitaryan, e partite di Champions, Europa League eccetera, l'altro che è un nazionale italiano, li sostituisci perché sono ammoniti, insomma io speravo almeno che in quel momento la persona che era vicina a Inzaghi gli dicesse o avesse la forza di dirgli: ma che cazzo stai facendo? Stai facendo una cazzatura pazzesca. Perché io non ho mai visto nel calcio moderno una doppia sostituzione al 30° del primo tempo. E invece ha fatto la sostituzione senza che nessuno si mettesse. Io parlo del suo secondo allenatore, io sto parlando di situazioni puramente tecniche. E quindi, insomma, questa è stata, non è stato il motivo per cui ha perso. Però hai rischiato di perdere due giocatori. Giacomo, tu sei stato giocatore e vieni sostituito al 30°. Cioè, hai secondo me, non è... oggi c'hai il morale sotto terra. No, su questo sono d'accordo con Massimo, perché comunque... Al 29° che vengono sostituiti due giocatori che comunque, sì, sono stati ammoniti, però sono giocatori che, parlo per me, se io fossi l'allenatore, certo, in quel momento... sono importanti, io non li levo manco morto, perché non è che al 29° del primo tempo, perché c'è una munizione, devo levare un giocatore, e non deve per forza, questo io non l'avrei mai fatto, non è la finale di Champions League, però lui ha un po' questa abitudine, perché lui, dove dici c'è la finale, posso giocare, lui sostituisce gli ammoniti, ma purtroppo, Massimo, secondo me sempre da esterno, guardando anche l'anno scorso, lui ha questo tipo di mentalità: nel momento in cui un suo giocatore viene ammonito, lui ha sempre paura di rimanere in 10 e fa la sostituzione. Che con questo non voglio dire che ha ragione. Bel messaggio dai alla squadra. No, no, non è bel messaggio. Di paura. Il messaggio, la paura. Io, sì, però io ti rispondo da allenatore: se tu mi ridici una cosa del genere, io ti dico, io non sono d'accordo. Ma se me lo dici a me, che sono allenatore, ti dico: caro Fabio, io lo faccio perché non voglio rimanere in 10. Hai capito? Pazzo. Allora, continuiamo a parlarne dopo perché sono in ritardo con la pubblicità. Scusate, ma veramente. Allora, torniamo a noi, torniamo a parlare di Inter e torno da Federico, perché Federico, tra le varie polemiche arriva anche la risposta della curva, giusto? Sì, la curva non se la prende con Inzaghi, ma identifica in Zhang il colpevole di questa situazione. Fino a ieri la curva non si era mai esposta completamente, ieri però a un certo punto sulla pagina social della curva interista esce questa scritta: Zhang vattene, e poi ancora ci sono state diverse scritte in giro per Milano riportando insomma la stessa frase: Zhang vattene. Quindi la tifoseria interista, quantomeno il gruppo organizzato della tifoseria interista, ce l'ha con Zhang, non ce l'ha con Simone Inzaghi, crede che i problemi dell'Inter nascano dalla proprietà, che poi è un po' quello, no, che dicevi anche tu prima, Fabio, dividevi in qualche modo le colpe. Certo, ma nascono dalla proprietà, una proprietà che non offre nessuna prospettiva, questo è il problema, che pensa di arrancare anno dopo anno vendendo i giocatori migliori. Così non si però fa. Però Fabio, scusa, posso non dirti? Si fa una Fabio, squadra, così non Fabio, si fa e non si scusa, gestisce però la società. Posso farti... Allora, finisco, no, presa coscienza dell'impossibilità di andare avanti, si vende. No, ma io ti sto dicendo, la mia domanda lasciami dire, Buarelo, la domanda non finisce questo, mai. La sto facendo a Fabio. Allora, secondo te aveva la possibilità in casa di vendere un giocatore e prendere tanto, perché non l'ha andato via? Skriniar. Ma alla fine lo darà via. No, ho capito. L'ha dato via perché aveva paura, capisci, che se lo dava via arrivavano 20.000 tifosi incazzati sotto. Però scusate, se termine, tu sei in difficoltà economica, hai capito? No, allora tu devi prendere coscienza. Nelle condizioni in cui io sono, Stephen Zhang, non posso gestire l'Inter. Devo vendere. Ma la domanda è: io posso vendere, è una cifra anche alta. Poi io ti dico per quello che ho letto. Cioè, Skriniar poteva andare via.
La difficoltà della vendita dell'Inter è data dai soldi, cioè mi spiego meglio. Sì, che chiede, c'è un prestito che deve, un prestito economico che deve rimborsare, sì, e dei passivi di bilancio che deve coprire. Quindi chi compra i debiti, compra anche i debiti, no, e deve, e deve... Tiziano, no, ma la cosa che però, ripeto, da esterno, perché io non so il perché, io ti dico per quello che ho letto e quello che ho sentito dire nelle televisioni, cioè in base a quello che stava dicendo Fabio, però alla fine io c'ho in casa un giocatore che posso vendere, non so, 50-60, non l'ho venduto, l'ho tenuto. Sì, ma non puoi vendere un pezzo da 90 col rischio di impoverire tecnicamente la squadra, soprattutto il reparto arretrato, perché è un punto di forza, almeno dovrebbe essere un punto di forza basilare per la squadra, sì, per ottenere dei risultati. Se vendi quel giocatore, impoverisci. Lì è stata dove è mancata l'acquisto di Bremer, perché tu vendevi lui per dire 60, prendevi subito Bremer a 35. Ezio? Poi vado da Massimo, che siamo quasi saluti. Guarda, io... Questo era un'acquisquiglia rispetto al problema nella sua interezza. Resto dell'idea che il problema più grande dell'Inter sia economico-finanziario, cioè non avere questa certezza, e soprattutto pensare nell'eventualità di una cessione. Cioè, parliamoci chiaro, i cinesi non ci rimettono mai quando fanno un affare. Questo non è che se vende a meno di quello che lui ha già tirato fuori fino adesso o ha investito. Quindi quello che lui chiede, vorrei anche guadagnarci. Quello che chiede è tanto. E come diceva Tiziano, chi si va ad accollare tutte queste cose? Massimo, chi si va ad accollare? Ci sono dei compratori. Ma chi sono i compratori? Sì, io compro, però tu le determinate spese le devi coprire le tu. Sentiamo Massimo, che veramente siamo quasi saluti. Massimo. No, ma hanno già detto tutto i tuoi ospiti, prima o poi i nodi vengono al pettine. Ma secondo te di chi è maggiormente la colpa, Max? Secondo te? Cosa ha detto? Ma secondo te di chi è maggiormente? Secondo me non è una colpa. Qui... è di Allegri. Dai, facciamo il problema, secondo me, è che Zhang. No, il problema è che Zhang si porta dietro questo spettro della vendita e di cercare di spostare gli stipendi dall'epoca di Conte. La verità è che Conte, io ve lo dico, ma non perché Antonio è amico mio e amico di Giacomo, io lo dico perché so cosa ha fatto lì dentro, e lui faceva anche tra virgolette, rappresentava quasi anche la società, i giocatori si rivolgevano a lui, non ai dirigenti. Quindi c'erano già i problemi all'epoca, io lo dissi all'epoca che c'erano problemi, e probabilmente Conte se n'è andato via perché aveva capito la mala parata. Oggi la società, e i tifosi se ne sono giustamente accorti, la società latita, e io adesso non so se può avere un aspetto negativo sulla squadra, però sicuramente qualche giocatore può anche risentire di questa situazione, noi non lo sappiamo. Certo, io sono convinto di questo. Sei d'accordo? Assolutamente. Allora, siamo in saluti, parto ringraziando e salutando Massimo Brambati. Grazie Massimo, buona serata. Ciao Massimo. Ciao. Federico Bertone, grazie Federico. Grazie a te Ilenia, buonanotte a tutti. Fabio Santini, grazie Fabio. Grazie Ilenia e buona serata a tutti. Tiziano Crudeli. Mi sono divertito. Giacomo Ferri, ciao, buona serata. Ezio Morina, buonanotte a tutti. Grazie alla nostra regia e alla redazione, grazie a tutti voi per averci seguito. Una buona serata.